Il ben ritrovati ad un'altra puntata di Rotocalco Versilia, ve lo do all'interno di un treno, così si chiama, di cabine, le famose cabine in legno della nostra riviera, soprattutto tipiche di Forte dei Marmi, infatti siamo a Villa Grey a Forte dei Marmi. La puntata quest'oggi però non la condurrò io, la condurrà Gianluca Domenici di Versilia Gourmet, sì, perché il food in Versilia è rappresentato da Gianluca Domenici, perché conosce davvero tutti i segreti. E quindi Gianluca, a te la linea. Forte dei Marmi, Versilia, estate 2022. La Franciacorta per il secondo anno consecutivo sbarca in questa splendida costa e lo fa attraverso due importanti eventi. Versilia Gourmet, il festival della ristorazione, ma soprattutto la Franciacorta Versilia Gourmet Week, una settimana di grandi celebrazioni nel calice. Sono 40 i locali in Versilia, tra ristoranti stellati, ristoranti non stellati, enoteche e wine bar, che celebreranno nel bicchiere la Franciacorta. Andiamo a vedere allora qualche locale come si sta preparando a questo importante evento che rende ancora più magica questa splendida costa. Ci troviamo a Forte dei Marmi in questa splendida spiaggia, siamo ai bagni di Villa Grey, struttura che comunque si completa con la situazione hoteliera quindi di Villa Grey, ma soprattutto con il ristorante stellato Il Parco di Villa Grey. Siamo in compagnia del food manager and beverage Fabio Santilli, che ci illustrerà un attimino quelle che sono le peculiarità del suo locale, dei suoi locali, per festeggiare questa bellissima Franciacorta. Però prima vorrei una domanda preliminare: cosa significa per te, Fabio, bere Franciacorta? Franciacorta è un patrimonio del territorio italiano, patrimonio enologico del territorio italiano, sicuramente un'icona delle bollicine sul mercato italiano e anche all'estero, insomma, grande qualità e grande risalto mediatico e non solo, anche all'estero. Bene, a questo punto siamo curiosi di sapere da te quali sono le iniziative che intraprenderete per celebrare questa Franciacorta Versilia Gourmet Week 2022. Il venerdì faremo una serata jazz and grill, musica jazz dal vivo, creeremo una griglia a vista dove presenteremo delle bellissime grigliate di mare, come da peculiarità del luogo. Il sabato faremo un abbinamento cibo-vino al ristorante gourmet, dove proporremo a calice, in abbinamento alle nostre degustazioni, dei Franciacorta. A seguire ancora la domenica con DJ set, un aperitivo al tramonto qui nella zona Bagni Villa Grey, con i piedi nella sabbia, dove serviremo bollicine di Franciacorta e piccoli finger creati dallo chef. Allora, un grande saluto da Forte dei Marmi, se vuoi dare anche te un saluto a tutti quanti gli spettatori e soprattutto alla Franciacorta, che saranno felici di avervi come comunque partner. Un saluto al consorzio della Franciacorta, vi aspettiamo tutti in Versilia molto numerosi. A presto. Adesso ci troviamo a Marina di Pietrasanta, al ristorante Alex, un luogo moderno, di cucina moderna, con questo arredamento piacevolmente etnico. Siamo in compagnia di Simone Pancetti, che di Alex è titolare e anche sommelier. Simone, secondo te cosa significa bere Franciacorta? Allora, innanzitutto bere Franciacorta secondo me è un privilegio, perché abbiamo l'opportunità di degustare un prodotto che è unico e che tutto il mondo ci invidia. Un prodotto elegante, raffinato e attualmente è anche un prodotto che spazia dal giovane al meno giovane, si vengono prodotte bottiglie che si possono abbinare a tantissime tipologie, dalla cucina classica alla cucina moderna, quindi secondo me chi beve Franciacorta ha un privilegio.
Benissimo, e noi siamo anche altresì contenti che la Franciacorta ha scelto la Versilia per fare questo grande festival dove tutti questi locali, questi 40 locali della Versilia aderiscono per questa veramente festa che dura 7 giorni. E noi siamo curiosi di sapere qui da Alex cosa succede in questo festival della Franciacorta, cosa fate di bello? Allora, noi abbiamo pensato di collaborare con un'azienda della Franciacorta nei comuni di Cellatica e Gussago. Questa cantina produce 4 tipologie di Franciacorta, tutti a base Chardonnay 100%, da un Brut, un Satin millesimato e un dosaggio 0 millesimato, e noi daremo l'opportunità a tutti i nostri clienti di fare un percorso degustativo con diverse formule, da un bicchiere fino a 4 bicchieri, quindi la possibilità di degustare tutti e 4 i loro prodotti. A questo punto non ci resta che fare un bel cin cin e salutare tutti i telespettatori all'insegna della Franciacorta e del ristorante Alex. Adesso ci troviamo a Lido di Camaiore, in quello che viene considerato inequivocabilmente un locale cult, lo snack bar Il Pinolo, da 39 anni, meta di veramente tantissime generazioni che qui hanno veramente goduto anche del bere, soprattutto di eccellenza. Siamo in compagnia di Piero Bianchini, che è il titolare del snack bar Pinolo e anche in fronte del ristorante Enoteca Il Pinolo. Piero, secondo te cosa significa bere Franciacorta? Allora, bere Franciacorta significa anzitutto bere un prodotto italiano di alta qualità, dove noi ci puntiamo tantissimo da diversi anni e abbiamo dei risultati notevoli, perché la gente lo chiede in continuazione e ci facciamo de buon lavoro. Poi lo proponiamo anche nel nostro ristorante, che lo mettiamo in abbinamento con dei piatti dove lo chef e il nostro sommelier cercano sempre di dare il meglio, diciamo, del prodotto, cioè nel senso che di abbinare un prodotto brut con certi piatti, un satin con altri piatti, del nature, eccetera, eccetera, dove cerchiamo di accontentare il cliente al meglio. E quindi prima ci dicevi che sono ben 15 le etichette di Franciacorta in carta, sì. E per questo festival della Franciacorta, quindi anche voi che avete aderito fra i 40 locali della Versilia a questa bellissima festa che vi vede tutti i protagonisti, mi spiegavi che i 15 Franciacorta potranno essere gustati qua in aperitivo e in abbinamento di là in Enoteca, giusto? Sì, noi siamo partiti lavorando con 2-3 cantine e a oggi siamo intorno a 15-18 cantine presenti nella nostra carta. Noi in questa settimana le proponiamo tutte, il cliente ha l'opportunità di venire qui, aprire la carta e chiedere un calice di un Franciacorta a suo piacimento, sia di qua all'ora dell'aperitivo che nel dopo cena, che al ristorante per cenare gli abbinamenti con piatti che proponiamo, come già prima dicevamo. Sì, però da tradizione, Piero, ecco, non possiamo esimerci dal brindisi Franciacorta per salutare e fare un brindisi, augurare a questa bellissima Franciacorta Week. Un saluto dal Pinolo. Adesso, anche con un po' d'emozione, siamo arrivati a Viareggio, in un locale storico, veramente un locale che tutta l'Italia ci invidia. Siamo da Romano e nella storica Via Mazzini. E il locale tutti lo conoscete, è un tempio della grande cucina, della grande accoglienza, conosciuto in tutta Italia e all'estero. Ma non mi sto a dilungare, perché Romano è veramente un'istituzione. Siamo con il titolare sommelier, Roberto Franceschini. Allora, parliamo di un aneddoto, no? Che in qualche maniera lega il ristorante da Romano a Franciacorta. Il ristorante Romano viene aperto dai miei genitori nel 1966. La Franciacorta viene riconosciuta come prima doc di spumanti in Italia nel 1967. Possiamo dire che sono nate insieme. Fin dall'inizio papà aveva messo in carta questi vini e hanno sempre avuto un grande successo all'interno della carta del nostro ristorante. Molto bene, e allora siamo curiosi di sapere cosa succede da Romano per celebrare questo festival della Franciacorta, questa settimana di Franciacorta Versilia Gourmet Week. Cosa succede all'interno della carta dei vini di Romano?
Sono presenti innanzitutto tutte le tipologie, abbiamo circa 30-35 differenti tipologie, dal Brut al Satin al Rosé. E per celebrare la Franciacorta Week abbiamo deciso di fare uno sconto del 15% su tutti gli spumanti presenti nella nostra carta di Franciacorta. Beh, direi che è stato un modo per celebrare in maniera perfetta qui in un grandissimo locale. Niente, Roberto, a questo punto bisogna fare il brindisi di rito per salutare tutti e avere sempre il calice in mano. Penso proprio che sia il momento giusto. Viva!